Un panino farcito. Ah, grazie. Ma lo mangerò più tardi. No, assaggialo. Io ho fatto il macellaio, l'ho preparato solo per te. Mangialo ora. Non so cosa c'è dentro. Carne, nient'altro. Che tipo di carne? Ho usato il maiale sfilacciato. Non lo mangerò, Jeff. Perché? Sei vegetariana? No, no, non sono vegetariana. Ma non mangerò il panino farcito preparato da un vicino il cui appartamento puzza come il culo di un procione morto e che ha appestato anche casa mia dal giorno in cui si è trasferito. Volevo solo fare un gesto gentile. No, non fare così, dai. Avanti, non farlo. Dimmi, cosa ti piace fare? Qual è il tuo sogno? Dai, racconta, voglio saperlo. Una mente scientifica, secondo papà. Io ho un piccolo laboratorio di tassidermia nel garage dove seziono le carcasse degli animali. Ok, questa potrebbe essere una strada da intraprendere. Anch'io ci ho pensato, ma con i calcoli sono una frana. Io beh, ho un nuovo hobby, faccio tanto sport, mi alleno spesso. Bravo, potresti investire su questo se vuoi. Sì, ma questo non è il mio sogno. Spesso la gente parla a sproposito. Ci sono persone che non possono averlo un sogno. Almeno persone come me. Hai fatto domanda ai college? No. Ma dai, Jeff, ma cosa? Ma perché ti comporti così? Ora sarà troppo Per tardi. questo non ho fatto domanda. Jeff, tu sei sempre stato bravissimo in scienze, forse, non lo so. Conosco molti ragazzi che studieranno scienze al college e hanno tutti degli ottimi voti. I miei sono di merda. Hai pensato al community college? Il community college è per i falliti. Ecco, mi sembra l'unica opzione. Sì. È quello che sono. Perché cerco di fingere di essere come gli altri? Papà, io non sono un bravo ragazzo. Papà, io non sono normale. Non mi integro, sono strano, io sono diverso da tutti gli altri. C'è qualcosa che non va in Jeff, me. Jeff, avanti, no, No, non dire sono così. serio, papà, ci sono delle cose che vorrei fare e delle cose che ho già fatto e non lo so. Credo che dovrei parlartene. Nonna, dove l'hai messo? Cosa? Lo sai, il manichino. Cosa ti serve? E dove l'hai preso?
Te lo dico solo se mi dici dov'è. A cosa ti serve, Jeff? Jeff, voglio dirti una cosa. Io ti vorrò bene in ogni caso. Dimmi, sei attratto dagli... Nonna, non ne voglio parlare. Se è così, potremmo andare in chiesa e pregare. Il nostro Signore Gesù Cristo fa cose... Dov'è? Dov'è il mio cazzo di manichino? Ti avevo detto di non entrare lì dentro! È camera mia! È roba mia! Quindi dimmi dove cazzo l'hai messo! Non è una cosa sana! Io l'ho gettato via. L'hai gettato via? Sì. Il netturbino l'ha preso nel pomeriggio. Maledizione! Maledizione, cazzo, maledizione! Pronto? Pronto? Chi parla? Parlo con la famiglia di Errol Lindsay. Sì, sono sua sorella. Chi è? Dovete smetterla di cercarlo. Ormai è andato. Dentro il vortice. Dentro a cosa? Chi parla? Pronto?